storia del brano di oggi nasce nei primi anni 80, quando due ragazze si incontrano in un negozio di elettronica, di strumenti di elettronica, e lì scoprono di avere appunto la passione per la musica che in quel momento sta nascendo, la musica elettronica che poi sarebbe diventata musica house comunque, e insieme cominciano a collaborare e a tirare giù delle canzoni, dei brani. Naturalmente i primi tempi questo non gli consente di vivere e ognuno di loro ha una attività parallela. Per esempio Neil Tennant fa il giornalista, lavora per Smash Hits e viene inviato a New York a intervistare Sting. Laggiù conosce Bobby Orlando, meglio conosciuto come Bobby O, che è un produttore discografico. Si conoscono proprio nell'attesa di poter parlare con Sting. E in questo momento lui sfrutta l'occasione, coglie l'attimo e parla Bobby O di un suo progetto, una canzone rap con l'accento inglese. In quel momento il rap sta funzionando molto negli Stati Uniti, potrebbe funzionare in tutto il mondo, ma ancora non c'è un qualcosa con l'accento English, British. Bobby O rimane colpito da questa idea e comincia a lavorare per loro. E da qui nasce un brano che sfrutta anche la base ritmica di Billie Jean. La canzone diventa un successo in tutto il mondo. È la storia di Western Girls. Il gruppo è quello dei Pet Shop Boys.